vediamo. Tutti gli ospiti del prossimo panel sono professionisti della cultura, persone che hanno preferito spiegare o rendere fruibile un'opera d'arte o, come in questo caso, un personaggio storico, piuttosto che studiarlo solamente. Federico da Montefeltro anche studiava opere d'arte e capisce, probabilmente guardando all'Impero Romano, all'esempio dell'Impero Romano, che il gusto e l'arte possono diventare un veicolo per affermare il prestigio a livello internazionale di una piccola città, anche come Urbino. Così ne fa un sistema. Baldassare Castiglione diceva che Urbino è una città a forma di palazzo e la frase è valida perché è la concretizzazione di uno stile di vita. Nel 400 Federico da Montefeltro trasforma un regime monarchico in un ideale politico sotto il quale raccoglie una comunità protetta anche dalle macchine che i suoi tecnologi, i suoi tecnici gli costruivano. Ne parliamo oggi con Costantino Dorazio, Damiano Fedeli, Arturo Galanzino, Luigi Gallo e Giovanni Russo. Eccoci qua, buongiorno. Forse parlo troppo forte per questo. Sono abituati a dei toni diversi. Salve a tutti. Allora, questa ultima parte della mattinata in qualche modo cercherà di collegare il grande tema di questo festival al luogo in cui ci troviamo, perché siamo in presenza del direttore della Galleria Nazionale delle Marche, qui a Palazzo Ducale, di Giovanni Russo, che è funzionario della Galleria, ma è anche curatore della mostra che, se non avete ancora visto, è aperta e credo chiuda domani, quindi è la giornata giusta per andare a vedere la mostra dedicata. Prego. Ecco, Lella, il grande potere di Lella ha fatto prorogare la mostra di alcuni giorni. No, è vero, il direttore giustifica. Damiano Fedeli, che è giornalista del Corriere della Sera, ma è anche in realtà un grande osservatore della cultura, e Arturo Galanzino, che invece dirige Palazzo Strozzi. Quindi andremo dalla figura di Federico in modo più, come dire, filologica, reale, concreta, fino attraverso il giornalismo, fino al contemporaneo con il dottor Galanzino. Io introduco il tema in modo molto breve e conciso. Abbiamo preparato anche una sorta se funziona, vediamo un po', vai. Perché per introdurre Federico da Montefeltro tecnologo, vi voglio raccontare questo quadro, che tra l'altro troverete esposto in mostra. È un quadro che è conservato a Napoli, che è appunto in prestito qui a Palazzo Ducale, ed è, come vedete, un doppio ritratto. Risale alla seconda metà del 400, in realtà è stato realizzato quando Federico è già morto, ma in realtà chi è ritratto lì ha molto a che vedere con il pensiero di Federico da Montefeltro. È Luca Pacioli, l'avrete sentito sicuramente nominare moltissime volte, uno straordinario matematico, ma oltre che teorico della matematica è stato un grande insegnante della matematica, tant'è che dietro di lui c'è un allievo, qualcuno sostiene che possa essere il figlio di Federico, Guidobaldo Montefeltro, ma ho scoperto che Giovanni Russo è d'accordo con me. Se vedete altri ritratti di Guidobaldo vi renderete conto che non si somigliano assolutamente, quindi diciamo che la figura dietro è sicuramente un giovane allievo, ma non sappiamo chi sia. Perché diciamo che è un giovane allievo? Perché Luca sta impartendo una lezione, sta seguendo un testo antico e sta disegnando un poliedro all'interno di un cerchio su quella lavagna. Ora, la cosa che mi ha colpito di più e che secondo me può essere interessante per noi per capire il senso del pensiero tecnologico di Federico è, oltre al fatto che il pittore che ha realizzato quest'opera ci ha tenuto a non far capire chi sia,
E nemmeno quando quest'opera è stata realizzata, perché vedete che il nome è semplicemente scritto con delle parole puntate e non sappiamo chi sia, è attribuito a Jacopo De Barbari, nel catalogo della mostra lo troverete attribuito ad un pittore veneziano, allievo di Antonello da Messina, quindi è ancora avvolto nel mistero chi sia l'autore, ma in più guardate come nell'ultima cifra della data ha dipinto una mosca, in modo tale da aver nascosto, non sappiamo se è 1495, non sappiamo se è 1498, sappiamo che collocata lì la mosca c'è sicuramente un atteggiamento ironico che l'artista ha voluto inserire all'interno di questo ritratto e anche forse per qualcuno un legame al pensiero che il tempo sia estremamente fuggevole, sia estremamente effimero, proprio come la vita di una mosca. Tornando però al pensiero tecnologico, non so se avete notato che in alto, ecco, lui sta disegnando questo poliedro nel cerchio su una lavagna che ha scritto Euclides, e in alto lì, scusatemi, ecco, su un libro è collocato questo poliedro. Questo è un dodecaedro, e qui ovviamente gli storici dell'arte hanno voluto sottolineare il valore simbolico del numero 12, quante sono le facce di questo poliedro. 12 è la metà di 24, 12 sono i mesi dell'anno, in qualche modo è un poliedro che rimanda anche qui al passaggio del tempo, al calcolo del passaggio del tempo, alla cosmogonia che c'è intorno al modo in cui noi calcoliamo il nostro tempo e abbiamo deciso quindi di stabilire un ritmo nella nostra vita. Ma forse il poliedro più interessante è quello che è appeso sulla sinistra, guardando il quadro, di Luca Pacioli. Questo è un rombicubottaedro, fino a ieri non conoscevo questa parola, ovviamente. È un poliedro costituito da 24 facce, alcuni triangoli, altri quadrati, 48 spigoli. In più, questo rombo, come vedete, è in vetro, in cristallo, è pieno d'acqua, in modo tale che, non so se si riesce a notare in questa immagine, ci sono due punti in cui vi si riflette un'architettura all'interno, che qualcuno ha voluto riferire al riflesso di Palazzo Ducale. In alto è un riflesso che non attraversa l'acqua, in basso invece, per farvi capire meglio, qui c'è il riflesso. La luce viene dall'alto, che passa da queste facce e arriva a questo punto, non particolarmente deformata perché non attraversa l'acqua, qui è ancora più deformata in quanto attraversa l'acqua. In più è appeso con un piccolo cavo rosso che non è perfettamente centrato sullo spigolo, ed è legato ad una piccola sfera all'interno. Allora, perché mi sono dilungato così tanto nel descrivere questa figura che trovo molto affascinante? Perché prima della tecnologia, quindi della tecnica applicata, di cui tra poco ci parlerà il dottor Gallo, nel rapporto tra Federico da Montefeltro, gli intellettuali che ha allevato, che ha ospitato, che ha accolto, e la tecnologia, prima ancora c'è la teoria, il pensiero, l'idea. Questo quadro è di fatto il tentativo di dimostrare delle teorie legate addirittura al pensiero di Archimede. C'è la ricerca intellettuale puramente teorica che nel caso di Federico poi ha trovato in parte applicazione nelle sue opere architettoniche, che è quelle che ha commissionato. Ma Federico è prima di tutto un cultore del pensiero. Ovviamente è un condottiero, gli piace la pratica, gli piace avere le mani in pasta ovunque, tant'è che appunto lo realizza. Ma questo quadro, in cui è rappresentata una lezione di quelle a cui Federico magari avrà anche assistito in vita, ci fa capire questo, che secondo me lega anche tutto quello che verrà detto questa mattina. La tecnologia senza la teoria non esiste.
Noi oggi siamo dei gran praticoni, sappiamo tanto, ma non sappiamo da dove viene. Il ragazzo del Ducato mi ha chiesto prima, ma che senso ha ancora oggi parlare di Federico? Ecco, forse è proprio questo, no? Capire che tutto quello che noi abbiamo in mano in realtà è frutto di un pensiero, di un calcolo, di una teoria che forse è giusto anche che noi in qualche modo coltiviamo. Detto questo, passo la parola al Luigi Gallo, chiedendole un po' quello che appunto ho cercato di introdurre io. Ecco, quanto in questo palazzo questo pensiero tecnologico, teorico di Federico poi ha trovato realtà? Allora, grazie, buongiorno. Dunque, io vorrei partire proprio da quanto la mostra curata da Giovanni Russo abbia permesso anche a noi che viviamo questo palazzo tutti i giorni di ripensare ad alcuni temi importanti nella storia della cultura, nella storia dell'architettura, nella storia dell'arte, cioè quanto questo centro che è stato Urbino, un centro propulsivo, abbia di fatto contribuito alla nascita di un linguaggio nuovissimo, indipendente da quanto viene realizzato contemporaneamente a Firenze, ad esempio, o di quanto comincia a essere realizzato a Roma, è di fatto innovativo, propulsivo e soprattutto alla base di quello che poi accadrà. È vero che la storia dell'arte ha portato avanti un'idea fiorentino-romano-centrica con Vasari, ma è pur vero che in realtà Urbino ha regalato molto di più a livello pittorico, a livello artistico, ma anche a livello tecnologico, ma questo poi dopo ce ne parlerà Giovanni Russo. Questo palazzo è un prodotto di altissima tecnologia. Sono felice perché stamattina nel pubblico è venuta a trovarci anche una grande soprintendente delle Marche che ha restaurato questo palazzo per più di 20 anni e di fatto ha reso possibile ogni intervento che noi facciamo in questi giorni, perché si è trattato di ricucire questa struttura antica, una struttura del 400, e confermerà, credo, quanto sto dicendo, cioè che noi ci troviamo di fronte a un palazzo modernissimo, non solo ed esclusivamente a livello simbolico, e simbolicamente possiamo attraversare queste sale e di ognuna dare un'interpretazione che esula anche il suo scopo per andare più avanti, ma anche per le innovazioni tecniche e realmente esecutive che contraddistinguono questo edificio, che sono innovazioni di cui di fatto si perde la memoria proprio perché nel 400 ancora non c'è una separazione netta fra la tecnologia e l'architettura del progetto. In particolare siamo all'alba della trattatistica moderna, no? Quindi c'è Alberti che sta scrivendo, quindi ci sono i primi trattati, c'è naturalmente Vitruvio, ma noi non abbiamo idea di quali erano le tecniche costruttive, di come si passavano di generazione in generazione, di maestro in capomastro, le tecniche costruttive. Questo palazzo in realtà, se lo si gira e lo si osserva nel dettaglio, è una continua rivoluzione tecnologica. Questa sala, ad esempio, noi la chiamiamo in maniera impropria Sala del Trono, questa è una cosa che ripeto continuamente, in realtà qui un trono non c'è mai stato fino al 600 quando arriva lo Stato Vaticano, era una sala delle feste? Allora, a me piace pensare che questa sala era una basilica, esattamente che riprende l'idea antica, quindi di uno spazio al chiuso in cui fare una politica attiva, quindi anche le feste, ma non solo le feste. Siamo infatti in uno spazio liminare fra la piazza e gli appartamenti interni, quindi una vera e propria basilica, una piazza coperta dove ci si incontrava. Adesso questa è una lettura, se volete, simbolica, quindi una sala che si rifà agli elementi più tradizionali dei palazzi antichi, ma poi c'è un fatto invece tecnologico, questa volta, che finalmente è visibile, quindi se salirete al secondo piano che abbiamo aperto quest'estate il 14 luglio, una data scelta non a caso, rendendo visibile al pubblico l'estradosso della volta del Salone del Trono trovato appunto dalla Polichetti
ventina di anni fa, direi. Adesso è visibile. Ecco, se voi andate a vedere questa volta, vi renderete conto delle innovazioni tecnologiche nella realizzazione. Si tratta di una volta di mattoni e malta, quindi tradizionale, che si autosostiene. Quindi, di fatto, questa volta è appoggiata alle pareti portanti, quindi questa, quella e questa che un tempo era più bassa, scusate, aveva le finestre aperte, non c'era appunto il secondo piano, e quindi è come un ombrello poggiato su quattro lati. Questa è una innovazione tecnologica straordinaria, perché è un tipo di volta che di fatto fino a Urbino non era stata mai realizzata in questa grandezza. Stiamo parlando della sala più grande realizzata prima della Cappella Sistina, con una volta gigantesca, e soprattutto in uno spazio laico. Quindi non è una chiesa, ma è un edificio privato, una residenza stato. Ecco, il palazzo è completamente un edificio di innovazioni tecnologiche. Pensiamo alle volte di Francesco Martini, quella che sorregge il Giardino Pensile, appunto, la Sala della Selleria. Sono volte incredibili, tutte costruite con una capacità tecnica e ingegneristica per permettere l'ampiezza, e queste volte che sono a botte ribassate, quindi non sono a botte pura ma a botte ribassata, volte molto lunghe, molto ampie, tutte autosostenenti. Quindi si tratta in realtà di esercizi di innovazione tecnologica che vengono realizzati a Urbino e vengono realizzati in questo palazzo in cui sta succedendo qualcosa per la prima volta. E questo qualcosa è una ricerca tecnica, una ricerca sulla tecnica costruttiva, ma non solo, che è alla base di tutte le grandi trasformazioni. Quindi, se da una parte nella pittura Urbino di fatto in nuce arriverà quello su cui si forma Raffaello, ricordiamoci che dentro questo palazzo si forma Donato Bramante. Donato Bramante di Fermignano o di Urbino, boh, non lo so, comunque io resta il dubbio di dove viene, però noi sappiamo con certezza che si forma dentro le sale di questo palazzo. E i pilastri, ad esempio, che sostengono i lati del cortile d'onore, i famosi pilastri a L che creano questa soluzione d'angolo che tutti gli architetti studiano e celebrano, ecco, questi pilastri ad L sono di fatto l'enunciazione di quello che poi verrà realizzato a San Pietro da Bramante con la costruzione della grande cupola. Eppure chi mai pensa che tutto questo comincia a Urbino e che proprio qui, in questo luogo, se volete anche ritirato dalle grandi rotte più traversate dagli artisti, ecco, in questa corte chiusa dentro le montagne, in realtà si genera un linguaggio che è un linguaggio straordinariamente innovativo e che è alla base di quello che poi accadrà, che non è necessariamente quanto accade a Firenze, è qualcosa di urbinate, proprio qui con la tecnologia, una tecnologia che è anche dichiarata, perché pensate sulla facciata d'ali bellissima della piazza antistante Palazzo Ducale. Gli architetti vi racconteranno i moduli delle finestre A, B, A, B, C, D, eccetera, eccetera, ma insomma è una facciata di un'armonia totale che in realtà nasconde un edificio completamente disarmonico, per cui è anche una capacità di cucire. Ecco, lì erano murate queste formelle che oggi sono raccolte al piano terra nel vecchio scrittorio, eccoci. Eccoci, ecco, queste formelle che rappresentano delle macchine da guerra, macchine di ingegneria, pompe idrauliche, quindi sono tutti strumenti che diventano sculture che sono murate sulla facciata. E quindi che cosa racconta Federico? In facciata, voglio dire, sulla facciata, sulla piazza, che questa piazza oggi, io non so se voi avete mai avuto il privilegio di fare una chiacchierata la sera sulla piazza d'estate, sulla piazza qui di Urbino, è di fatto la cosa più simile a un foro antico che io abbia mai visto, cioè ha proprio l'impressione di essere abbracciati da un'architettura nata per ospitare il dialogo. Ecco, queste formelle sono le macchine con le quali Federico rappresenta il suo potere, che è un potere anche tecnologico, un potere fatto da un uomo che ha ben compreso che la guerra la vinci se sei
diciamo, fortemente competitivo anche sugli strumenti della guerra, se sei fortemente competitivo nel modo per canalizzare le acque, e pensiamo al sistema idraulico di Palazzo Ducale, ne parlavo proprio poco fa, che era un sistema perfetto, perché a Urbino, che è una città in montagna, l'acqua manca, e quindi raccogliere l'acqua piovana voleva dire dotare questo palazzo di una continua e perfetta indipendenza. Sono tutte innovazioni tecnologiche che diventano anche innovazioni su un linguaggio. E questo linguaggio è continuamente riportato anche all'arte con le grandi dichiarazioni, appunto, del pensiero di Federico. Quindi l'arte, i maestri, i filosofi, i padri della Chiesa, i letterati, ma anche la pratica che è una pratica tecnologica che diventa anche una dichiarazione di potere dichiarata. Ecco. Grazie mille, io nel frattempo sono entrato dentro lo studiolo con le immagini. Mi sembra estremamente interessante, no? Leggere questo luogo non solo come un luogo politico, ma un luogo di sperimentazione, no? E questa è una lettura che secondo me è giusto riproporre e anche divulgare, perché rende ragione questo posto. Questa volta è straordinaria, noi non ce ne rendiamo conto in realtà della novità proprio tecnologica di questa volta. È un oggetto unico, è come un ombrello aperto su dei raggi, è di una leggerezza incredibile, ma in realtà non lo è una balena rovesciata, in realtà è pesantissima. Ma è straordinaria. Meriterebbe la stessa attenzione che alla volta della cupola del Pantheon, no? Per dire, per anche quella. Ma infatti poi vai al secondo piano e la vai a vedere dall'altra parte e ti rendi conto, perché è veramente straordinario. Entrando invece più all'interno, poi invece della figura, no? di Federico, quello di cui parla la mostra. Quali sono i suoi riferimenti, no? Che cosa si ispira, dove, no? Dove entra, qual è il percorso che lui vive nella sua ricerca personale, perché poi aveva la capacità di circondarsi di grandissimi intellettuali, ingegneri, collaboratori, ma anche lui era un leader non solo in guerra ma anche in questo tipo di ricerca. Funziona, sì. Sì, il tuo sì, il mio no. Domande difficilissime. Ma Bessarione in qualche modo introduce, e Vittorino aiutano a comprendere la qualità dell'intelligenza apprensile di Federico da Montefeltro, che appunto, come ricordava il direttore, è estremamente pratico nelle sue necessità, e forse in qualche modo la mostra che racconta dell'apogeo del suo ducato racconta anche di una presenza più stabile di Federico Urbino e in qualche modo di una via che prende la fabbrica finale del palazzo con Francesco Di Giorgio, che dopo la partenza di Laurana da Urbino del 72 diventa un po' l'architetto ingegnere militare di riferimento per portare avanti tanto il palazzo quanto poi le sue decorazioni. Dobbiamo pensare a una figura estremamente complessa di artista che in qualche modo era ben compresa negli studi sul versante toscano della penisola, forse un po' meno a Urbino, dove emergeva a livelli assoluti la sua capacità architettonica, ma un po' meno la qualità e la complessità del pensiero artistico di Francesco Di Giorgio. E quindi, insomma, tornando e entrando nella mostra, la sala grande che poi ospita i suoi capolavori in terracotta e infusioni in bronzo raccontano proprio dell'estrema complessità del pensiero creativo di Francesco, che a Federico serviva e come, soprattutto in battaglia, ma anche nel chiudere questo palazzo di cui si sentiva la necessità di finirlo, perché a furia di costruirlo si era sentito probabilmente anche il Duca di non avere ancora un appartamento stabile nei suoi appartamenti. No? E in qualche modo, raccontando la mostra, forse è meglio partire allora dalla fine, da quel capolavoro assoluto di fusione, di design, che è il candelabro pasquale del Duomo di Urbino, che voi trovate, se non l'avete ancora vista, in uscita come ultimo fuoco prospettico. E dovete un po' pensare che Francesco Di Giorgio probabilmente con la stessa devozione fondeva bombarde per Federico come fondeva per lui un candelabro per il Duomo. Quindi è davvero un oggetto che potete plasticamente riassume un po' questa doppia anima delle necessità di Federico e anche la complessità di un uomo del 400 diviso tra una solida fede cristiana che poi è squadernata nello studiolo a livello altissimo e poi una violenza militare assoluta. Chi
arrivava al Palazzo Ducale, accolto dalla facciata d'ali, trovava proprio lì un manifesto, un campionario delle armi che Federico poteva e sapeva utilizzare, per le quali il suo esercito era probabilmente il più temuto in Italia e per quello per cui poi alla metà degli anni 70 è pagato per non combattere. E quindi tutti quei martinetti, quelle pompe idrauliche per svuotare i fossati, le bombarde, le panoplie stesse che si rifanno idealmente, un'antichità classica che poi Federico aveva abbondantemente superato nella sperimentazione militare, raccontano prima principalmente di questa attitudine. Averle smurate dalle soprallogge nel Settecento fu un atto necessario, perché oggi altrimenti non le avremmo, ma in qualche modo si perde un po' quello che forse era la prima propaganda pubblica del signore di Urbino per chi veniva a incontrarlo a Palazzo. Tornando alle parole del direttore, Federico tecnologo vuol dire oggi anche misurarsi con le misure metriche degli oggetti che si conservano nel Palazzo Ducale. Proprio ieri con l'architetto Di Nallo abbiamo rimisurato le formelle in un progetto di riallestimento di cui magari non diciamo molto adesso, ma ci siamo accorti che tutte le formelle misurano 50 metri lineari, ma in realtà la parte di zoccolo della facciata d'ali in cui erano contenute, e questo lo sappiamo dalle fonti, misura 64 metri. Quindi abbiamo 14 metri di assenza che non riusciamo a spiegare adesso. Sembra banale, ma è un conto che non era stato mai fatto, quantomeno noi in bibliografia non l'abbiamo trovato, e quindi ci siamo rimessi a rimisurarle una a una, e allora viene il dubbio che probabilmente, come la facciata non fosse stata completata nel suo pseudo bugnato, forse anche le formelle raccontano del termine estremo della vita di Federico, per cui alla morte anche questo fregio rimane incompiuto. E questo è molto interessante perché davvero ci fa capire come fino all'ultimo quest'uomo fosse lì che cercava di continuare a rappresentare pubblicamente la sua figura, questa propaganda politica altissima che trova in Francesco Di Giorgio l'ultimo grande traduttore nelle arti plastiche, poi rimane incompiuta anche in quello esperimento. Ovviamente poi altre narrazioni intorno a Francesco Di Giorgio e Federico si rendono necessarie per noi che abbiamo fatto la mostra, insomma anche solo considerare dove Francesco Di Giorgio fondesse qui a Palazzo Ducale quei bronzi che poi trovate giù in mostra, la deposizione dei Carmini di Venezia, la flagellazione di Perugia. Dobbiamo pensare davvero delle officine, quasi quell'alchimia per cui è ricordato Ottaviano Baldini della Carda, come qualcosa di estremamente vivo e pratico nel cuore del palazzo, probabilmente nelle sue viscere. Non posso pensare che Federico e Ottaviano non seguissero da vicino quelle fusioni di questi oggetti assoluti e poi rinettati da Francesco e dai suoi collaboratori. In qualche modo, e questo ci aiuta anche un po' forse. Sì. Commenta questi disegni perché secondo me per me sono stati una grande sorpresa. Questa è straordinaria, questa in mostra è stato. Questi sono di Federico, di Giorgio Martini. La qualità grafica di Federico progettista in mostra si trova appunto nella sala grande che vi accoglie proprio all'ingresso, e poi nella parete retrostante dove ci sono ben 5 fogli di un trattato di arte militare che non fu mai dato alle stampe. Si trova all'Accademia Chigiana di Siena, raccolto nella torre in alcuni fascicoli, e voi davvero lì potete misurare come Francesco nel disegno vada veramente a studiare nelle chiavi in legno, nei perni, nelle viti, sia proprio fondamentale il disegno come primo momento di studio delle sue architetture e delle strumentazioni militari che realizzava per Federico. E in qualche modo quello che diceva il direttore e anche Costantino della teoria, che poi è fondamentale per poi mettere in pratica questi processi anche creativi. In Francesco Di Giorgio si vede plasticamente, perché lui tanto fondeva le bombarde quanto poi costruiva le rocche per Federico che dovevano resistere a quei colpi di cannone. Quindi c'è davvero questo lavoro di architetto militare che da un lato costruisce il futuro con degli strumenti di distruzione che per il tempo erano completamente nuovi, e poi allo stesso tempo deve reinventare delle architetture che non esistevano prima, perché prima non si dava un'arma da fuoco. Quindi in qualche modo è davvero un processo assoluto e totale per il quale probabilmente Federico aveva individuato in lui la figura che poteva veramente completare la sua figura di uomo d'arme, ecco. E questo è un altro grande talento, no? Trovare le persone che poi possono continuare, mettere in pratica e far diventare realtà quello che è semplicemente una tua intuizione.
Questa intuizione però e questa capacità di mettere in pratica un pensiero, Federico non la ebbe soltanto circondandosi di architetti e di artisti straordinari, ma anche di letterati. E allora Damiano Fedeli, in realtà, appunto, come dicevo prima, un grande osservatore attraverso un lavoro fotografico, un lavoro di scrittura del pensiero dell'arte, della nostra identità, ci porta in un altro, apre un'altra finestra legata al tema della tecnologia in rapporto con Federico, che è quello del mondo che Baldassare Castiglione ci ha raccontato, no? Esattamente qui, da qui, nel suo Corteggiano, con una lingua che ha poi preso dei suoi percorsi che arrivano fino ad oggi. Prego. Allora, salve a tutti e a tutti. Intanto, come dire, in un parterre di storici dell'arte, io da giornalista in qualche modo avverto vagamente la sindrome dell'impostore, no? Dice, allora, perché un giornalista dovrebbe stare insieme a voi a questo panel in cui si parla di Federico? Allora, ho trovato una chiave che in qualche modo ci riaggancia anche al tema generale del festival del giornalismo culturale, perché nella corte di Montefeltro opera anche quello che oggi definiremo un intellettuale. Proprio ieri qua si parlava del nuovo ruolo, chi sono gli intellettuali oggi, e Baldassare Castiglione era sicuramente un intellettuale. Nella sua opera più famosa, nel libro del Cortegiano, che immagina e scrive proprio in questi ambienti, in queste stanze, traccia un po' quello che è il profilo, l'identikit di quello che deve essere l'uomo di corte, quindi un uomo nobile di stirpe, vigoroso, esperto delle armi, ma anche musico, amante delle arti figurative, capace di comporre versi, arguto nella conversazione. Quindi una figura, diciamo, di intellettuale, diremmo, a tutto tondo. Ma si parla di innovazione nella corte di Montefeltro. Io ci individuerei anche una innovazione nel linguaggio e nella comunicazione, se vogliamo. A un certo punto Castiglione conia una parola, sprezzatura, che potremmo tradurre come naturalezza, come modo di raccontare le cose senza dimostrare un'eccessiva erudizione. Per dir forse una nuova parola, scrive Castiglione, occorre usare in ogni cosa una certa sprezzatura che nasconda l'arte, come se si agisse senza fatica e quasi senza pensarvi. Scrive: da questo credo io che derivi assai la grazia. Quindi, insomma, il cortigiano, l'uomo colto deve sapersi, appunto, esprimere anche con facilità, perché scrive Castiglione, delle cose rare e ben fatte ognuno sa la difficoltà, onde in esse la facilità genera grandissima meraviglia. Cioè, le cose che sembrano apparentemente facili, fatte così, senza sforzo, sono quelle che generano la maggiore meraviglia. E per contrario, scrive Castiglione, lo sforzare, come si dice, tirar per i capelli, dà somma disgrazia e fa stimare poco ogni cosa, per grande che ella sia. Allora, queste parole scritte nel 1506, secondo me, hanno una grande attualità e direi, visto appunto il contesto in cui ci troviamo, anche una valenza, direi, giornalistica, no? Io ci vedo in qualche modo in nuce un programma, un consiglio, un modo di operare che un giornalista, e un giornalista culturale, deve avere. Quindi dimostrare grande facilità, non dare semplicemente sfoggio di erudizione, di cultura, ma raccontare con un linguaggio, perché poi Castiglione si sofferma anche su qual è la lingua che deve essere usata, insomma, molto più vicina al quotidiano di quanto si possa. Quindi un modo di procedere, direi proprio da giornalista, ed è una sfida che
i giornalisti culturali in qualche modo e anche quelli che poi raccontano di arte e di arte anche contemporanea. Tra qualche istante il direttore Galanzino ci parlerà di arte digitale, di NFT e le domande che quotidianamente noi giornalisti che poi dobbiamo in qualche modo raccontarla, anche questa evoluzione così rapida anche dell'arte ci troviamo a dover affrontare. Come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo, per esempio, parliamo di NFT e dobbiamo rispiegare ogni volta di che cosa si tratta, perché insomma la maggior parte delle persone, dei nostri lettori, non li conoscono, non sanno di che cosa stiamo parlando, quindi si rischia da una parte di dover sempre ricominciare da capo a spiegare, però è anche una necessità, un ruolo anche sociale del giornalista culturale che si occupa di raccontare arte e tecnologia, perché altrimenti come dire, si rischia un nuovo digital divide che stavolta non è dato dall'infrastruttura, perché insomma, bene o male, prima questa divisione fra chi aveva accesso alla rete e quindi all'informazione, alla cultura e chi non ce l'aveva era dato proprio dalla possibilità o meno di avere fisicamente la rete veloce a casa propria. Adesso che è molto più diffusa, si tratta di, come dire, di ridurre questo scalino, diciamo, fra chi ha accesso alle informazioni, a chi ha il passo, ed è difficile per noi stessi giornalisti tenere il passo, persino appunto dell'arte che corre così veloce, e trasmetterla a un pubblico sempre più ampio, non dando l'impressione, e qui ritorna un po' la lezione di Castiglione, se vogliamo, di nascondersi dietro una cortina di fumo di parole che non riusciamo a comunicare al nostro pubblico. E questa è, come dire, una lezione che in qualche modo per i giornalisti viene da 5 secoli fa. Grazie mille. Sì, è vero, bisogna anche guardare a questa corte, perché Baldassarre arriva dopo Federico, per forse anche imparare un atteggiamento, raccogliere un atteggiamento che sia giusto riproporre nel nostro modo di raccontare. È arrivato il momento di cambiare città, andiamo nella tanto odiata Firenze, nel senso che, no scherzo, ovviamente no. Però hai affermato giustamente che insomma questo rinascimento florentino-centrico non è che ci piace così tanto. Qui lo possiamo dire, però quando siamo a Firenze invece diciamo che ci piace da morire, no? Che ci frega. Qui va bene, siamo a Urbino ed è giusto rimarcare, sto scherzando ovviamente, ci sono fior fior di motivi storici perché questo si possa affermare. Però Firenze, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito una nuova sede in cui, in qualche modo, diciamo così, forse più un'eredità federiciana che un'eredità medicea, guida la programmazione della Fondazione Palazzo Strozzi, che è attualmente diretta da Arturo Galanzino. Io ho preparato delle immagini che mi sono state mandate da Palazzo Strozzi e che in qualche modo raccontano le ultime mostre di cui Galanzino è stato appunto ideatore, in parte anche curatore, ma la cosa che mi interessa di più è cercare di capire nel suo intervento se in queste mostre in qualche modo c'è un legame, perché andiamo da Donatello agli NFT, passando per Kunz e per Olof Eliasson, che forse in qualche modo ha a che vedere con un'idea tecnologica. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, avrei bisogno di molta sprezzatura per parlare, per rispondere alla tua domanda e anche già soltanto per così intervenire dopo questi dotti interventi veramente sul punto, ovvero intorno a Federico, Francesco Di Giorgio, a Tecnologia Urbino. Mi piace rassicurare sin dall'inizio il direttore Gallo che c'è anche un po' di rinascimento urbinate, anche nella mostra di oggi a
a Palazzo Strozzi, una mostra di Olafur Eliasson, la prima grande mostra in Italia di questo incredibile artista contemporaneo, molto tecnologico, che utilizza nella sua pratica in modo così, molto forte, marcato, le tecnologie, compresa la realtà virtuale. Abbiamo una nuova installazione tutta intorno alla realtà virtuale, perché alcune delle sue macchine ottiche, queste lanterne, queste installazioni, si ispirano proprio a alcune ricerche che proprio prima Giovanni ha evocato, e anche Luigi, questo quadro che rappresenta il Pacioli e un suo allievo, no? Proprio questi poliedri sono ripresi da Olafur nei suoi lavori, che oggi attribuite a Jacometto Veneziano, giusto il quadro? Ecco. Esatto. Anch'io in catalogo l'ho citato così, proprio, quindi grande rispetto al professor Angelini e dei suoi studi. Però Belanger si arrabbia molto, sì. Quindi no, ci sono molti contatti tecnologici che hanno una... parlavo di quello di Capodimonte, ma... di questo, esattamente, sì, questi poliedri si ispirano a questi generi di ricerche ottiche, quindi un grande artista di oggi guarda indietro la tecnologia del passato e quindi anche a quello che è stato creato qui sotto la corte di Federico e di questo incredibile mondo culturale, sottotraculturale. Sì, no, la tecnologia credo sia importantissima, alleata dell'arte, non solo per gli artisti contemporanei o contemporaneissimi, ma anche per quelli del passato. Proprio Giovanni ha evocato il doppio mestiere di questi grandi esperti della fusione, no? Che erano certo grandi scultori, ma la stessa tecnologia si utilizzava per far cannoni e armi, che erano il top, il picco della tecnologia di allora, il rocket science diremmo oggi. Quindi chi sapeva essere un grande artista nel bronzo era anche qualcuno che contribuiva appunto nelle scienze belliche, non solo, con padroneggiando appunto ai massimi livelli le tecnologie d'allora. Anche nella mostra di Donatello, che tu hai evocato con la prima slide, tra l'altro una mostra sorella, possiamo dire, a questa bellissima Urbinate, è stato un anno incredibile per la scultura, per la cultura quattrocentesca, questo tra Donatello e la mostra intorno a Francesco Di Giorgio e Federico da Montefeltro. Ecco, quindi un'occasione unica e mi fa molto piacere essere oggi a parlare. Mi dicevo, nella mostra, uno dei colossi, dei gruppi colossali in bronzo di che viene da Ferrara, appunto, di Baroncelli, scusami, non mi viene più il nome, di Baroncelli, terminato da Domenico Di Pari, sebbene quest'ultimo era un grandissimo esperto proprio nell'arte dei cannoni, aveva lavorato per il Duca di Ferrara in diverse occasioni in questo senso. Ecco, quindi no, i legami sono tantissimi, fino ad arrivare anche questa, no? Questa scena con Salomè e Erode, la testa del Battista, che viene dal Battistiere di Siena, quando la vedi da vicino capisci anche la tecnica, non soltanto la grande invenzione, appunto l'uso della prospettiva e di teoria, ecco, cioè una pratica che chiaramente lega l'arte alla scienza in modo fortissimo. E, sì, no, poi appunto non soltanto si può parlare di, in questo senso, delle tecnologie, ma proprio in modo anche più diretto, ovvero le nuove tecnologie, le nuovissime, quelle che forse hai proiettato in una di queste slide, che sono state protagoniste a Palazzo Strozzi, della prima, no, questo è Jeff Koons, non tecnologico, ma anche lui è un grande, ecco, il cane di Koons, il cane di Koons è in un certo senso è apparentato a Donatello, adesso qualcuno mi tirerà dei pomodori, però ecco, per fondere, per creare questo livello di perfezione di questi palloncini, che sembrano palloncini, in realtà pesa 7 tonnellate ed è acciaio inossidabile, e per arrivare a questo livello di perfezione, ovvero così creare queste forme che sembrano leggerissime, davvero ti viene voglia di bucarle con uno spillo, ma in realtà appunto sono così pesanti, Jeff ha lavorato per decenni, la prima fusione, questo è il primo esemplare tra l'altro dei Balloon Dog, che viene creato intorno alla metà degli anni 90, vede circa 7-8 anni di costanti esperimenti e il fallimento di 3 gallerie che non riuscivano più a finanziare tutte queste sperimentazioni, si parla di 10 milioni di dollari di allora, siamo negli anni 90 appunto, fino ad arrivare appunto alla creazione di queste forme perfette. Quindi ancora una volta, certo, c'è un'idea folle, credo che c'è anche la follia dietro tutto quello che abbiamo detto oggi, però c'è anche molta tecnologia. No, ma torniamo, cioè finiamo forse con l'arte più contemporanea di oggi, l'arte digitale. Io adesso sono stato un po' una sorta di peccato originale, sono chiamato a sempre
da quando abbiamo aperto questa mostra la primavera scorsa, a parlare di arte digitale NFT, perché siamo stati la prima istituzione a livello internazionale, parlo di un'istituzione classica, ovvero che mostra opere fisiche, ad occuparsi di una mostra intorno a questi non fungible token, quindi questa nuova frontiera dell'arte digitale di cui si è parlato moltissimo negli ultimi 2 anni. Oggi se ne parla anche molto male, perché c'è stato recentemente, intorno ad aprile di quest'anno, un crash delle criptovalute, di tutto il mondo cripto, che ha fatto tracollare un sistema economico che sembrava non smettere mai di salire. Quindi direi che forse è stato il momento migliore per fare questa mostra, perché abbiamo parlato davvero di arte digitale e di queste nuove frontiere. Una mostra che ha voluto educare, lo diceva prima Damiano, dobbiamo spiegare queste cose, perché il pubblico non sapeva cos'è un NFT. Io oggi parlo ancora con operatori del settore che magari lavorano per case d'aste, hanno venduto NFT per centinaia di milioni di dollari negli ultimi 2 anni e sanno a malapena che cos'è un NFT. Mi permetto di interromperti, dacci la tua definizione di NFT. Ma allora, il fatto di definire l'NFT legandolo ad alcune manifestazioni artistiche e chiamare queste opere d'arte digitale NFT, diciamo che è improprio, perché si tratta di opere d'arte digitale che sono legate a una tecnologia blockchain che crea questo non fungible token. Ma domani, se non oggi, queste tecnologie di blockchain, che c'è di fatto una sorta di certificazione digitale, volendo dirlo in modo molto improprio, sarà presto, e lo è già, legata a molti altri aspetti della nostra vita, così come certifica la proprietà di questi file, perché si tratta di file, certificherà la proprietà della nostra casa, della propria auto, e anche per il nostro mondo dei musei, la provenienza delle opere d'arte, i loro restauri, in modo praticamente non modificabile, quindi diciamo ci saranno meno trucchi, menzogne, gli studi documentari di qualche secolo, ecco, forse ci saranno più facili proprio grazie a queste tecnologie. Ecco, quindi volevamo far vedere che queste opere non erano soltanto delle orribili, spesso, immagini digitali create da artisti che si improvvisavano e appunto grazie a questa speculazione diventavano celebri, ma che c'erano anche dei artisti digitali che utilizzavano queste tecnologie in un modo non soltanto legato ai device, ai computer, gli iPad o gli iPhone, dalle quali di solito si fruiscono queste opere, ma pensavano a queste opere invece in un modo fisico, ovvero come installazioni. Infatti tutte queste NFT avevano dimensioni installative, quindi erano installazioni normalissime di arte contemporanea. Quindi dall'essere delle immagini, o comunque non delle immagini, ma delle opere che vivono soltanto nella rete, sono diventate poi opere fisiche. Esattamente, ma così erano pensate dall'inizio da questi artisti. Artisti che sono nati grazie a questa così, nuova rivoluzione, e sono entrati nel mondo dell'arte, diciamo così, dalla finestra, non dalla porta principale, grazie appunto a questa speculazione intorno agli NFT, ma si sono scoperti anche dei grandi artisti in questo, o dei buoni artisti, in questa new wave che oggi così è tanto contestata e criticata. Poi certo si parlava di un'altra grande rivoluzione, di un'altra grande costruzione, di un'architettura, di un nuovo mondo addirittura, quindi anche oltre le ambizioni dei grandi principi rinascimentali, quella del metaverso. Quindi l'opera, ecco, questa in questione che stiamo mostrando adesso, sono studi architettonici che popoleranno questo nuovi mondi di cui presto faremo parte, e così come la città di Ale, che è qua a seconda in questo piano di Palazzo Ducale Urbino, esattamente sono studi di questo tipo, assolutamente. Ma infatti probabilmente il parallelo è molto giusto, più che parallelo anche la derivazione, no? Cioè, fino ad oggi abbiamo confinato o espresso la nostra creatività intellettuale, di mecenati, di critici, di artisti, nella realtà probabilmente loro ci stanno indicando la dimensione nella quale questa creatività può svilupparsi, quindi esisterà un Federico da Montefeltro del metaverso?
Sì, probabilmente avrà tre teste, cinque gambe, perché poi ognuno può crearsi l'avatar che vuole, quindi se lo può fare utilizzando qualsiasi genere, forma, questo è anche una grande libertà. Sì, oggi è quello probabilmente la grande scommessa, non solo del mondo dell'arte, ma anche dell'economia, dell'imprenditoria. Tutti stiamo pensando al metaverso. Io personalmente, un'altra domanda a cui probabilmente mi farai Costantino, ma non abbiamo ancora cominciato a lavorare col metaverso, perché voi però siete i primi, perché secondo me siete quelli più strutturati anche per farlo. Il metastrozzi non è ancora pronto. Devo dire, oggi le esperienze sono abbastanza deludenti, ecco, soprattutto noi che amiamo l'arte, la bellezza, quella vera che si può toccare, insomma, oggi andare a esplorare questi spazi artistici e metaverso è piuttosto deludente, però siamo veramente agli inizi. I più grandi investimenti oggi sono in quella direzione, pensate alla creazione di Meta che unisce Facebook, Instagram, insomma, quello è il futuro, e sappiamo anche che queste tecnologie avanzano con una velocità incredibile, quindi riparliamone fra 5 anni e sicuramente anche Giovanni e Luigi saranno nel metaverso con le loro mostre, ci sarà un Meta Palazzo Ducale, così, ma insomma è molto eccitante, aspettiamo. Ecco, non dimentichiamoci però, e questo era il senso della mostra, la dimensione fisica dell'arte, perché credo il nostro lavoro è quello appunto di creare una scintilla tra opera e spettatore, e avviene solo in presenza. Solo di spendere qualche parola in più sulla mostra di Olafur, partendo da quest'opera. Io la mostra non l'ho ancora vista, confesso, ma c'è un'opera, vediamo se c'entra nelle immagini che mi avete mandato. Ecco, questa sala qua, che grazie a questi neon trasforma tutto in bianco e nero. Sono luci a monofrequenza, sono uno dei così degli attrezzi, diciamo così, che Olafur spesso utilizza. Questa è la prima installazione, siamo a metà degli anni 90, in cui Olafur utilizza queste luci per annullare i colori. Sono luci a monofrequenza, quindi all'interno di questa sala tu vedi tutto monocromo. Quindi capisci innanzitutto, tutto il senso della mostra è questo, sulle nostre percezioni, che sono come delle monadi, degli atomi su cui si forma il nostro pensiero, il nostro modo di vedere il mondo. Che Olafur vuole appunto mettere in discussione, farci riconsiderare l'idea stessa con cui interagisce col palazzo, l'installazione iniziale, questa ellissi che sembra tra cerchio e ellissi che si muove costantemente, dato da un effetto ottico. Tra l'altro tutto analogico, perché Olafur, a parte l'installazione in realtà virtuale, è tutto molto analogico, vuole appunto mettere in crisi la centralità della pianta di Palazzo Strozzi, quindi, che è simbolo dell'umanesimo, quindi dell'uomo al centro, quindi fare ripensare le nostre categorie anche storiografiche, la nostra mentalità, il modo in cui concepiamo il mondo. Una sala come questa fa parte di questa narrativa, capiamo in questa sala che i colori non esistono, sono soltanto un prodotto della luce. E anche che ognuno di noi vede i colori in un modo completamente autonomo. All'interno di quella sala poi ci si rende conto che senza colori si vede meglio, cioè si vede meglio la materia. Infatti le signore sono sempre spaventate perché si vede molto bene le rughe in quella stanza. Scusami se mi permetto, entrando in questa sala anche noi diventiamo in bianco e nero. Esattamente, i nostri vestiti, si vede molto meglio la materia, il tuo occhio percepisce meglio. Quindi è semplicemente una riflessione sulle nostre percezioni, che non sono mai, e questo è il senso dell'operazione, non devono mai essere concepite come operazioni passive. Noi non vediamo qualcosa o sentiamo qualcosa, ma sono invece dei gesti attivi, ovvero è un'interrelazione. Così, una scintilla. Quindi anche lo studiolo è un po' un metaverso, perché tutto quello che noi vediamo non c'è. Sì. Penso, diciamo, che è un metaverso con le tecniche del 400, ma è un luogo che non c'è, o meglio c'è uno spazio, ci sono dei pannelli su cui è riprodotto un luogo che però non c'è, quindi siamo di fronte alla stessa cosa, cioè la frontiera della percezione si allarga là dove la tecnica ti permette di realizzare un'immagine che è prima di tutto mentale. Mi sembra che, e come vedete, stai raccontando esattamente la stessa cosa. E come vedete, il direttore batte sempre questa supremazia urbinate. Cioè, quindi quando il mondo ancora adesso, deve pensare al metaverso, adesso ma io sono sempre contestuale, dove sono mi comporto. la sprezzatura l'ho imparata prima di Urbino, dai. Mi sembra un salto invece molto interessante e molto pertinente. Per tornare alla materia. Assolutamente sì, no? In fondo
e magari su questo possiamo anche chiudere, in fondo Federico è stato un grande trasformatore della realtà, no? Costruendone anche una virtuale nelle possibilità che aveva all'epoca qui a Palazzo Ducale, ma è un atteggiamento, un approccio alla realtà attraverso la creatività, attraverso la tecnologia, che in fondo è quello che gli artisti e gli architetti fanno ancora oggi, cioè costruire mondi, che era anche il titolo di una biennale di qualche anno fa, una biennale delle arti visive di qualche anno fa, che è quello che effettivamente poi interessa a tutti coloro che hanno la possibilità di padroneggiare la tecnologia, sviluppano un pensiero che poi nella realtà produce una trasformazione. Questo è un po' forse quello che in ogni tempo è stato fatto e che possiamo fare ancora oggi con gli strumenti che ancora non controlliamo così bene, ma che possiamo fare. Bene, grazie mille. E Lella, ti ripasso la parola. Intanto grazie. Non so se è un metaverso. Il direttore Galanzino è atteso al corner del Ducato TV. Il Ducato TV. E vi dico che adesso ci colleghiamo con la redazione del Ducato, per chi voglia ascoltare l'intervista del direttore Galanzino. E intanto ringrazio davvero, prima di tutto permettetemi, questo pazzo istrionico, meraviglioso, colto, raffinato Costantino D'Orazio. Speravo di aver fatto la persona seria oggi. No, mai tu serio, però sei talmente bravo, raffinato e sei entrato nel merito della questione. Invece volevo dire al direttore Gallo, scusate, sul metaverso, concettualmente hai ragione. Concettualmente hai ragione, dicevo, in attesa dell'intervista a Galanzino, intanto occupiamo spazio. Nelle varie questioni legate proprio alla manutenzione più spiccia, okay? Una manutenzione che è fatta, e prima scherzavamo proprio con le persone che lavorano qui, di determine, di amministrazione, di lavorare fino alle 8 di sera a trovare le soluzioni, a volte non trovandole. Cioè, questo studiolo, in realtà, se uno toglie i legni che rappresentano lo studiolo, è una stanza piccola di risulta tra due corpi di fabbrica. Quindi non c'è una stanza più sfortunata, è esposta a dei venti tremendi, fa un freddo terribile, la più fredda del palazzo. Pur quindi piccola. Di fatto lo studiolo esiste perché è una proiezione di uno studiolo. Quindi poi effettivamente c'è una sediolina nascosta, perché queste boiserie sono tecnologicamente avanzatissime, per cui c'è un pezzo che si piega, un altro pezzo che si piega, e di fatto c'è una postazione dove volendo si scrive e si legge, ma non è affatto quella riprodotta sui legni, è molto più sfortunata. Per cui il vero studiolo è quello proiettato, è quello mentale. Io non credo nemmeno che Federico veramente lo usasse, quello studiolo, è finto, come è un metastudiolo, ecco, quello forse già ce l'abbiamo il metastudiolo. Allora, è un metastudiolo, ma c'è una differenza, concettualmente hai perfettamente ragione, la differenza col metaverso è che il metaverso si trasforma continuamente, il metastudiolo lo trasformiamo noi entrandoci, interpretando il modo di stare lì. Ma sì e no, è chiaro che non, cioè, sono paragoni, certo, così, tutti sono astrati. Provocazioni, nel senso, le nostre. Lo studiolo fisicamente c'è, per cui non può trasformarsi. Ok. No, pensavo che ci fosse già la diretta. No, perché mi sono girato, in realtà c'ero io e dicevo, di colpo ci assomigliamo moltissimo. Era un metaverso, eri tu. Che ci stavamo trasformando, era il tuo doppio. Unificando Galanzino ed io. È chiaro che la parete di legno non si può trasformare, non può mutare. Però è continuamente reinterpretata e soprattutto è una testimonianza incredibile di una tecnologia straordinaria, appunto, dell'epoca, ma soprattutto di questa invenzione che è quella rinascimentale,
della prospettiva, e la prospettiva rinascimentale, che non è quella intuitiva degli antichi ma è una prospettiva matematica, è l'invenzione del metamondo. La città ideale, che sta qua, e adesso vi invito a riguardarla nella sala dove l'abbiamo esposta, poi miglioreremo tutto, anche questo piano nobile, cominciamo i lavori entro giugno, sarà illuminato meglio, lo faremo meglio, però lei ha trovato il suo posto. La città ideale adesso è nella camera di Federico, accanto alle porte con le città ideali, e capiamo benissimo che l'idea della città ideale, quindi questo mondo che è una prospettiva di un mondo ideale, è questo. Adesso però vedo Galanzino, adesso, e quindi lasciamo, io mi lascio lo spazio alla do la parola spazio al Ducato. Prego. Lasciamo la parola al Ducato, a Galanzino, e grazie mille. Siamo in diretta dal Ducato Corner con Arturo Galanzino, storico dell'arte e critico d'arte italiana. Lei attualmente è direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, e le volevo fare due domande. La prima è se c'è stata nella sua carriera anche all'estero, New York, Londra, Parigi, Londra, se c'è stata una mostra che l'ha messa particolarmente in difficoltà. Beh, che dire, tutte le mostre mi hanno messo in difficoltà, e forse l'interesse del nostro mestiere, quando si fanno le mostre, è proprio quello di cercarsi delle difficoltà da un punto di vista storiografico, di costruzione del percorso, o semplicemente a livello espositivo, oppure di relazione con i curatori che se ne sono occupati, gli altri curatori, o con l'artisti, se artisti viventi. No, la mostra è sempre un coacervo di difficoltà, ma credo che il bello sia di risolvere queste difficoltà. E l'altra domanda che volevo farle, abbiamo visto moltissimi influencer, in particolare Chiara Ferragni e Fedez, che girano per i musei e un po' fanno anche pubblicità, no? Verso i giovani al andare a visitare determinate mostre. E mi chiedo, e ci chiediamo, è l'arte che è al servizio dei social e degli influencer, o gli influencer al servizio dell'arte? Sì, no, ha ragione. Questi sono influencer che oggi si stanno sempre più interessando all'arte, i coniugi Ferragnez sono stati anche diverse volte a Palazzo Strozzi, e credo che questo sia un dato positivo, se questo loro lavoro può aiutare i giovani ad avvicinarsi maggiormente al mondo dell'arte e dei musei. D'altronde è quello che facciamo noi tutti i giorni, noi che dirigiamo le istituzioni, che lavoriamo per delle istituzioni, nell'utilizzo dei social media, dei nostri canali digitali, per appunto divulgare l'arte a un maggior numero di persone possibili. Perciò essere al servizio di, non so esattamente chi è in questo caso che comanda, sicuramente c'è un interesse sempre più ampio anche di mondi fino a poco tempo fa alieni al mondo museale artistico, verso appunto la cultura, le arti figurative. Credo che questo sia un dato molto positivo, fin quando queste operazioni parleranno, tratteranno, almeno in parte, se non esclusivamente, di contenuti, e non soltanto con una spettacolarizzazione banale del mondo artistico. Fin quando si può imparare qualcosa, credo che siano dati molto positivi.